Vabbè, qual è la lingua straniera? Ma come è questo? Perché? Andiamo a fare. Si può lavare? Sì. No, perché? La sfoglia trasparente, come mi dico? Aspetta che sia uscito. Oh, vai, vedi se esce da fuori. Esce da fuori. Adesso? Esce da fuori. Vedi cosa te lo posso modificare io. Stiamo costruendo un nostro museo per poter costruire le nostre opere di cui abbiamo parlato nel nostro blog. È un museo virtuale, quindi molto innovativo. Adesso in questo momento stiamo facendo le mura dove potremo costruire i quadri. Pensiamo di fare un secondo piano dove metterci sculture. Imprudence è una piattaforma che ci permette di caricare questo programma che si chiama Edmond, che ci permette di lavorare, di mettere in un museo creato da noi le opere d'arte che abbiamo, che scriviamo anche nel blog. Il museo possiamo costruirlo vari minuti. È un'ottima piattaforma. L'area principale che si chiama Giardino dei Primi Passi. In quest'area ti vengono illustrate tutte le basi, gli elementi di base di questa piattaforma Edmondo. E cosa succede in questo quartiere dove c'è il Giardino dei Primi Passi? Cosa si trova? Nel giardino si trovano tutte le istruzioni di base. Allora Fabio, hai incontrato anche tu la professoressa Giurgola? Sì, ce l'ho qui davanti a me. Benissimo, allora segui l'invito della professoressa e mentre la segui mi dici tu cosa stai facendo in Edmondo? In Edmondo io insieme ai miei compagni stiamo cercando di costruire un edificio sfruttando questo programma. Per imparare a costruire questi oggetti ci sono le conoscenze delle artistiche e anche si può imparare a diventare anche architetti in questo senso. È un ottimo modo per imparare anche in modo di gioco. Benissimo. Voi anche siete con la professoressa? Sì. Cosa state per vedere con la professoressa Giurgola? È un'isola. Ha detto che dobbiamo prendere un appuntamento e ci deve guidare per visitare quest'isola. Mi trovo all'ingresso dei giardini del Giardino dei Primi Passi. Cosa succede in questo giardino? In questo giardino troviamo dei cartelloni in cui ci sono le istruzioni per usare Edmond, questo mondo virtuale. Ci è stato assegnato uno spazio per costruire un museo. E in questo museo cosa succederà? Cosa vedremo quando sarà terminato? Delle opere riguardanti il dito medio di Cattelan e la Rapagis. Perché queste due opere? È perché il nostro tema per il progetto che stiamo facendo è arte e costituzione. Queste sono due opere che hanno a che fare con questo tema. No, 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 no,
Anche tu sei in compagnia della professoressa Giurgola? Sì, sì. Vi ha invitato a visitare l'isola. Quale isola? Del Tesoro per gli l'isola per gli studenti. E il tuo lavoro in Edmondo che cosa consiste? Abbiamo creato un avatar e dobbiamo creare una specie di galleria con tutte le opere d'arte che abbiamo fatto. Lo dobbiamo mettere su questo sito, cioè su questo mondo virtuale. E trovi interessante questo modo di studiare? Sì, è un modo alternativo, per al posto di studiare sui libri possiamo studiare attraverso i computer, che è più facile. È più facile? Sì.